Melissa, la tua scomparsa è stata un grande dolore, ma sarai sempre parte di noi. Ciao Melissa, i tuoi amici più cari. Prendersela con una bambina, con le bambine, tentare di annientare una scolaresca, delle ragazze, è qualcosa che non è di questo mondo. Il primo riflesso di ciascuno di noi è stato di pensare a un atto di follia, di squilibrio, di rovesciamento privo di senso comune di tutti i valori umani, ai quali credono perfino i soldati che fanno la guerra e che sono costretti a mietere vittime, ai quali credono i governanti e i capi di Stato Maggiore che li mandano in guerra, ai quali credono perfino gli uomini della criminalità organizzata, che hanno nella loro totale mancanza di senso etico, però una forma, un codice, una forma di, come dire, di reazione all'idea che si possa colpire l'innocenza, la leggerezza di vite che non sono costate niente in termini di peso e di responsabilità alla terra su cui camminiamo, alla terra che abitiamo. Non è solo ripugnante, è diverso, è estraneo. Così a un universo creato dove il bene e il male si intrecciano, ma non arrivano quasi mai nel loro abbraccio mortale, il bene e il male, a produrre una cosa di una così incandescente crudeltà come la strage gratuita di bambine che stanno andando a scuola. Abbiamo passato tre giorni tremendi, prima Brindisi, poi il terremoto in Emilia, i poveri morti finiti sotto i capannoni delle fabbriche a orario continuo, che facevano il turno notturno, una situazione di disagio, di sofferenza nazionale che le immagini dei funerali della piccola Melissa Bassi naturalmente hanno rilanciato con grande tristezza in tutte le nostre case. Abbiamo brancolato nel buio e ancora adesso brancoliamo nel buio, perché le risposte non sono mai sufficienti in un caso di questo tipo. La criminalità organizzata, le coincidenze, i simboli, la strage destabilizzatrice, creare paura. Anch'io all'inizio ho pensato che il punto centrale fosse quello dell'intimidazione. Niente può creare più paura di una ombra lunga, distesa, infinita, che copre tutta la nostra percezione della realtà. Qualcuno fa saltare in aria, brucia i corpi di bambine che stanno recandosi in un istituto tecnico in una città del sud d'Italia per incutere paura. Forse non è vero tutto questo, forse quello che è avvenuto, cioè l'inspiegabile, ciò che ci avvilisce e ci intristisce ancora di più, al di là della terribile, bella e finale, tragica storia di una bambina morta, di altre bambine ferite, di un dolore inesprimibile che si è ovviamente sparso su tante coscienze, su tante piccole coscienze, su tante piccole realtà umane. Al di là di questo, quello che ci colpisce è che neanche quest'idea di incutere paura, creare terrore, intimidire un paese può spiegare un fatto di questo genere. E allora bisogna rassegnarsi. Questa è una trasmissione che tende a spiegare tante cose, senza riuscirci naturalmente, e stasera deve abbassare il capo, chinare il capo e dire che Brindisi, l'uccisione di una bambina, la volontà di fare una strage alla discesa da un autobus davanti a una scuola in una città nel sud è semplicemente inspiegabile. A domani. A
Roma a Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.